Konnichiwa! E ben arrivato a tutti! Sono come sempre Giappo Gamer e come puoi ben vedere siamo oggi qui di fronte a Niho. E oggi, a proposito appunto di Niho, ho scoperto che praticamente è stata sbloccata la modalità Portale Tori, che permette praticamente la modalità, famosa modalità co-op in Niho, che secondo me è veramente una grandissima figata. E come puoi ben vedere in alto, vedete il logo di Elements Gaming. Ebbene, oggi episodio speciale dedicato appunto a Elements Multigaming, questa realtà prettamente italiana di multigaming online. E a proposito appunto di online, sono qui oggi appunto a giocare nella modalità online co-op qui su Niho. Allora, come puoi ben vedere qui sulla sinistra, cioè abbiamo Regno Yokai con un compagno, però ahimè non ho nessun compagno al momento, anzi se qualcuno del gruppo Element Gaming vuole collaborare con me, con Niho, possiamo tranquillamente collaborare, fatemelo sapere ovviamente, oppure incontri casuali. Addirittura ci sarebbe la modalità battaglia, che però al momento non è stata ancora sbloccata, per cui insomma vedere è grigio, non è bianca, per cui non si può utilizzare al momento, ma chissà, in futuro magari ci proviamo a fare un'altra bella partita online, una modalità battaglia che potrebbe essere dentro qualcosa di clamoroso e di epico. Comunque vediamo un po', Regno Yokai con un compagno, vediamo un po', oppure incontri casuali. Sinceramente non saprei, collabora con un altro giocatore per completare una missione. Vediamo un po', allora, senza condizioni, missione, ok, regione di Kyushu. Anche io nella serie di Niho, ovviamente sono ancora nella regione di Kyushu, sto quasi per terminare, insomma, manca l'ultima missione principale. Queste sono le missioni che io, di mio, sul mio canale Giappo Gamer, ho già, diciamo, concluso. Qui sono l'isola dei demoni, morte e banditi, nemmeno dell'ombra, tra le fiamme, chi lo trova se lo tiene, e Kanbei è il padrone. Ora, vediamo un po' il da fare, se fare una missione oppure una cosa completamente random. Vediamo un po' incontri casuali, senza condizioni, nessuna. Vediamo un po' se ci ricerca qualcosa. Oh, invece, adesso qui siamo nel primo stage. Per quanto riguarda questo Niho, per chi ovviamente lo mastica un po', siamo nel quel di Kuroshima, che è una piccola isola al largo della costa di Usuki, nella provincia di Kyushu, Bungo, ovviamente sempre in Zipangu. Zipangu è l'antico nome del Giappone, usato nel 1600 circa, che è lo stesso periodo dove ha ambientato Niho, in sostanza, no? Ecco. Ok, bene. Allora, abbiamo un po' da fare, sperando che non mi crepi Mephisto l'Ark. Dove caspita stai? Ah, stai già di sotto? Bravo, bravo, dai. Io invece... Ok, eccolo qua, l'amico. Amico Fritz, ci sei? Ok, bene così. Ah, ok, bene, bene. Fai prendere un po' di roba, va. Vai, coraggio, su. Dove vuoi andare, eh? Mephisto? Sì, dai, ok, non mi salutare, dai, vivi, ecco, bravo, va avanti, oh, così, ecco, bravo, bravo. No, non iniziare a chiamare questo che è, no, dai, non iniziare a chiamare tutti quanti. Allora, andiamo di beccarlo bene. Cacci tua, maledetto bastardo. Ah, ecco, bravo, ci pensavo tu, bravo, va. Ok. Chi ha beccato? Ah, ci sta lui, ma vogliamo andare proprio per... Vai, vai là, va, crepa, crepa, vai, brucia. Vai che è morto, bene, bene, ottimo così. Dove stai, Mephisto, su? Ok, bene così. Mi accatto un po' di cose, un po' di oggettini. Dove stai, Mephi? Stai qui? Vai, bravo, pensaci tu. Crepato? Bene, bravo, Mephisto.
Così ti voglio, dov'hai? Mi hai visto? Dove caspita sei andato? Dove stai? Sei passato di qua? No, mi sa di no. Ah, sta là, sta là. Ok, ok. Aspetta che arrivo, Buono. Non t'avventurare per conto tuo. Allora, vediamo un po'. Da dove caspita è passato? Mi sa che si è avventurato per di qua. Vai, arrampichiamoci. Aspetta, mi fisso che sto per arrivare, Stai là? Gliela fai? Su, però dovremmo fare squadra, mi fido. Tu fai tutto per conto tuo. Ecco, appunto, vai. Sali su, va. Arrampichiamoci. Su, prendi quello. Bravo. Occhio. Vai bene così. E prendi questo, va così. Ok, crepa, va. Bene così. Bene, ok, dai, coraggio. Occhio, ecco là il demone. Lascio giù per terra. Acci tua, maledetto. Ok, bene così, bravo, bravo Mefisto, così ti voglio. Cazzuto e cattivo, dove sei andato? Non t'avventura per conto tuo. Tanto io spacco qua, va. Ok, bene così, stai lì? Dai coraggio, su. Dai, un altro. Vai, crepalo. Bravo, così Mefisto. Ottimo, così. Intanto raccatto tutto, sta tranquillo, gli oggetti sono miei, Bravo, bravo, dai. Dove vuoi andare? Che stai correndo come un forsennato. Ce la fai? Vai, su, ci ho pensato io, dai. Coraggio, vedi di non crepare come quell'altro. Allora, arrampichiamoci, va? Ok, di qua. Occhio che tra un po' dovrebbe uscire un demone. Aia, ecco, io sono cascato invece, bene. Occhio, occhio. Aspetta che arrivo, aspetta che torno. Ok, bene. Mi devo ricordare sempre di quel cavolo di buco che casco sempre. Eccala.
E prendi questo così, va. Bene, bene, vai amico mio che è andata, va. Anche quello abbiamo fatto fuori. Chi è cascato qua? Ah, ci sei tu? Ok, pietra per uno. Dai, dobbiamo cercare di completarlo sto livello, eh. Dai, coraggio. Dai, vieni qua. Ci sei? Su, amico mio, dai. Coraggio. Mefisto? Pronto? Ci sei? Sì. Non andare di là, no, dai, dove caspita vai? Ecco, là ne chiamo un altro. Un altro redivivo. Ok, vai, è crepato. Ottimo, ottimo, grandissimo Mefisto, vai. Coraggio. Vai di qua? Bene, bene. Occhio che sento qualche rumore strano, eh. Vai, sali su. Bravo, dai. Io ti seguo a ruota. Butta giù quello, così ci apriamo. Ecco, bravo. Ok, il passaggio ce l'abbiamo, bene. Dove sei andato? Dove stai? Ok, bene, bravo. Dai, su. Oh, maledetto, tu caspita sei uscito fuori. Vai e crepa, va. Oh, maledetto. Vai, spacchiamo qua, va. Ok, un altro qui. Maledetti. Oh, 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 no, no, no. Venite qua. Cavolo, 3 contro 1, eh. Maledetti, maledetti. E prendete questo, va, tutti quanti. Va, fuori 1. Fuori 2. Poi voi siete. Aio. Vai su, vieni qua. Fatti sotto. Vai, coraggio. Ok, crepa, va. Bene, bene. Ottimo così. Mefisto invece sta là. Questo no, non lo posso aprire. Maledizione. Vabbè, qua ci sta un po' di cosette. Vediamo un po' se Mefisto si degna di venire. Mefisto, ci sei? Stai là? Coraggio, su. Dai. Vuoi ammazzare pure quello? Visto che ci sei? Ecco, bravo. Apri un po'. Bravo, se ne sei accorto. Bravo, bravo. Prendiamo un po' tutto quanto. Bravo, ottimo così. Andiamo di qua, dai, coraggio. Ah, un altro redivivo. Bravo, mamma mia che scariche. Ottimo così, grandissimo. Bene, bene. Tazza o ciocco per uno, ottimo così. Vai, andiamo qua.
Vuoi chiamare pure quello? Tanto io sistemo questo qui. E crepa, va. Oh. Sì, vieni, vai, coraggio. Aio. Crepa, va. Ma ci sei? Maledetto. E crepa pure tu, vai. Ok, bene così. Ah sì, bravo bravo, vai a aprire la porta, va, vai. Qua sotto c'è qualcun altro. Vai, ci ho pensato pure io, dai, coraggio. Ok, invece qua dentro ci dovrebbe essere uno yokai. Ah ok, già, giustamente sì. Mi ricordo, dobbiamo combatterlo dall'altra parte. Adesso vediamo un po' cosa vuole fare il nostro amico. Dai, coraggio, dove ti vuoi buttare? Lì? Ci vuoi andare tu? Che vuoi fare? Bravo, ecco, facci tu. Io lo tempesto via un po'. Occhio. E crepa, va. Oh, bene così. Vai. Di un po' quello che c'ha. Vai, coraggio, andiamo, va. Dove vuoi andare? Bravo, vada quello, bravissimo, così ti voglio. Ma sì, prendiamola. Ah, sta andando da quella parte là, eh. Occhio che ci sta un altro yokai, eh. Te lo dico perché... Ti stai già combattendo? Perché... Ci sta? Non ci sta? Ah, muore di vivo, va. E prendi questo qua, così, va. Su, oh. Massacralo. Maledetto. Occhio, occhio. Ok, dai che l'ho crepato io, vai. Adesso che ci manca? Ah, già, già, già. Sì, sì, sì. Tocca fare pure il boss fight, eh? Dai, mi raccomando. Ok, bene, bene, sì, sì, me lo ricordo. Tante belle sudate con lo Rionchi qua. Occhio. Da che siamo in due, occhio. Liscio. Vai così col nostro spirito guardiano. Vai così. Vai, maestro del caos, trofeo guadagnato. Ottimo così, dai, che stiamo sdrumando. Sì, yatta. Dai, che ti ho aiutato alla grande, caro Mephisto. Prenditi la roba, su, te la regalo, vai, tutta tua. Me la prendo io? E va bene, ok, dai, andiamo avanti. L'ho aiutato a finire, lascerei la missione e tornare al punto di partenza. Vuoi procedere? Assolutamente sì, tanto qua abbiamo finito. Mephisto l'Archea ci ringrazia, bene così. Abbiamo preso strade diverse. Ovviamente qui mi ricordo ci sta tutta l'animazione e vabbè.
Grazie, grazie. No, se tu sono abbastanza notevoli, insomma. Guarda che caspia di armatura che c'ho. Non lo so, guarda qua. Chi sei tu? Hattori Hanzo, grande personaggio storico realmente esistito in Giappone, tra le altre cose. Eh sì, vabbè, siamo a terra sconosciuta, quella di Zipangu, cioè l'antico nome del Giappone. Eh sì, insomma, dobbiamo combattiamo gli Oni. Ma sei per spiegace, eh? Ti sfugge niente. Grande Hattori Hanzo, Hattori Hanzo. In tal caso, che c'hai? Tiri fuori la pistola? Ah no, è un gatto, un eco, guardate che carino. È quasi l'alba, come faccio a sapere che è quasi l'alba con un gatto? Io non lo so, sinceramente. Boh. Ok, veniamo, veniamo. Ok, bene, bene, incaricamento. Ora dovremmo ritornare alla mappa principale dell'isola di Kyushu, dove ancora sono relegato, ma insomma ovviamente poi tra un po' dovrò ovviamente continuare la mia avventura in single player con Nioh. Però sinceramente è divertente fare anche questa modalità co-op, volevo provarla da parecchio. Ok, bene, ci danno questa volta parecchie ricompense, 910 soldi, 13.430 mrita, il che non guasta mai. Tutta una serie di oggetti, insomma, che ovviamente ci mettiamo al nostro deposito. Bene così, bene così. Vittorie, partite cooperative e... ok. Boss sconfitti, invitazioni completate. Bene, bene, ok. Ovviamente continuiamo. Ok, bene così. Direi che per quanto riguarda l'online in co-op, ovviamente ho giocato contro due... ho giocato insieme a due sconosciuti. Insomma, però ecco, magari per chi... ovviamente fa parte di Element Gaming, mi facesse sapere se vuole collaborare con me nella modalità co-op di Nioh, io ne sarei veramente molto molto come dire, contento e ovviamente anche orgoglioso. E per cui faremo magari sapere tramite messaggi privati, un po' voi nei commenti, insomma un po' così. Il mio, comunque devo dire, devo ammettere che questo online non è male, sinceramente. E comunque, una volta acquisito il gameplay di Nioh, questo Nioh inizia a essere veramente molto molto interessante, ovviamente da videogiocare. E l'online mi pare comunque stabile, insomma, anche questa modalità co-op mi pare veramente fatta molto molto bene. E da quel che so si può ovviamente cooperare al momento solamente in due. E poi non so se magari nella modalità battaglia potranno essere anche più persone, non lo so sinceramente, magari anche quello magari cercherò di sbloccarlo prossimamente. Bene, per quanto riguarda questo episodio bonus di Element Gaming, ovviamente termina qui. Spero che vi sia piaciuto, se così fosse c'è pure un bel like, commentate e condividete con i vostri amici. Mi raccomando, supportate il canale Element Gaming, iscrivetevi più persone possibili, mi raccomando. Lasciate anche like, commentate, insomma fate un po' di caciara, anzi sottolineerei di sana caciara. Comunque dal vostro Giappogamer è tutto, sayonara ne, e ai prossimi episodi.